Buonasera, sì, vi parlerò di intelligenza numerica, però è tutto il pomeriggio che sento parlare di creatività, di potenziamento dello sviluppo di ciascuno, di cervello che risponde al meglio e quindi sento raccontare storie straordinarie e devo partecipare. Allora, io sono un logico che diventa uno psicologo, che fa un dottorato in scienze cognitive e impara a mettere insieme gli studi che si occupano di plasticità cerebrale con gli studi che si occupano di educazione. E quello che ho imparato lavorando con bambini con disturbi dello sviluppo è che quello che noi chiamiamo educazione o fenotipo o ambiente o ciò che noi facciamo per aiutare alla crescita ha veramente la possibilità di cambiare non soltanto la storia e l'esperienza umana, ma l'informazione alla base universale dell'esperienza umana, il genotipo, l'informazione genetica con cui noi abbiamo a che fare nelle persone che siamo. Ve lo spiegherò con l'intelligenza numerica, ma l'obiettivo è quello di condividere un sogno un po' più grande. Vi faccio un esempio. Il cervello risponde in millesimi di secondo. Allora voi volete sapere quanto potete fare per il cambio di pensiero e di struttura per ogni bambino che cresce? Fate millesimi di secondo, per centesimi di secondo, per decimi di secondo, per secondi, per minuti, per ore, per giorni, per anni, che un bimbo sta a scuola o condivide la crescita con un adulto e lì ottenete un numero che tende all'infinito. Quel numero misura la plasticità di sviluppo. Quindi quel numero indica quanto noi possiamo dare di meglio al potenziamento di ogni funzione o quanto noi possiamo rallentare o peggiorare il potenziamento di ogni funzione. Allora, questa idea non è un'idea che vincerà mai nessun premio né ci porterà a chissà quali economie di sistema, però io spero che magari Matteo e Luca diventino ricchissimi e che con questa loro ricchezza decidano di investire sulle ricerche che cambiano il futuro, perché cambiano la struttura del futuro, cambiano il meccanismo che determina il pensiero migliore che siamo e che possiamo essere. Ecco, con questa speranza adesso vi faccio fare un po' di calcoli e passiamo all'intelligenza numerica. Facciamo dei calcoli a mente, facciamo dei calcoli di terza elementare, va bene? Allora io prendo il tempo perché le scienze cognitive ci insegnano che il cervello non soltanto risponde, ma risponde in maniera veloce. Quindi vi dico lo stop quando dovreste rispondere secondo i tempi evolutivi della vostra competenza, per età e per intelligenza. Proviamo? 198 più 79, via. Stop. Facciamola meno. 198 meno 79. Stop. Facciamola per, abbiamo qualche secondo in più. 198 per 79, dai, facciamola diviso, ci proviamo? 189, 98 diviso 79, bene, adesso sembra semiserio, ma invece è serissimo, per il potere conferitomi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità potrei ipotizzare un disturbo cognitivo importante nella vostra intelligenza che si chiama discalculia evolutiva grave. Perché? Perché il cervello ha delle competenze innate di calcolo che alla vostra età e per il livello di sviluppo che avete raggiunto, anche culturale, dovrebbe essere in grado di evolvere queste proprio elementari condizioni di calcolo immediatamente senza errori. Sto scherzando? No. Perché non ce la facciamo? Perché non ce la facciamo? Non ce la facciamo perché il cervello risponde a come è stimolato. Io racconto ai miei studenti, se io nasco qui ho lo stesso tipo di informazione genetica per imparare a parlare che se io nasco ad Innsbruck, ma se io nasco qui parlo un italiano tendente al Veneto, se io nasco ad Innsbruck io parlo il tedesco, cioè non c'è soltanto l'informazione genetica che rende potenziale la funzione, c'è l'informazione ambientale o educazione o fenotipo che modifica la funzione, ma la modifica strutturalmente, non soltanto nel risultato. Allora, l'intelligenza numerica è un dominio straordinario del cervello umano, noi l'abbiamo evoluto molto prima di evolvere tutte le altre, quindi cerco di spiegarvi uno che cos'è e due come evolve.
Per spiegarvi che cos'è, vi racconto questa storia delle mucche, perché io ero in questo dottorato e ero con due mostri sacri della scienza cognitiva, cioè Brian Butterworth e Stanislav Dehaene. Eravamo in Irlanda, stava piovendo, loro due che erano già dei grandissimi della ricerca non erano d'accordo su come definirla l'intelligenza numerica, e ad un certo punto Brian prende di mezzo me nella discussione e mi dice: Daniela, look at there, guarda là, che vedi? Mi sembravano tre pozzanghere. Better, Daniela, look and think better. Pensa meglio. Tre animali, Brian, si muovono. Better, Daniela, answer better, dimmi meglio. Tre mucche, sono sicura, tre mucche. Better, una è bianca, una è marrone e una a macchie. E lui mi dice: molto bene, Daniela, hai capito che cos'è la cognizione di quantità. E io lì, invece di fare bella figura e di dire: oh, che bello, mi ha fatto un complimento questa creatura così grande, invece gli dissi: senti Brian, ripetimi per piacere, forse non ho capito l'inglese. E lui mi ha detto: Daniela, ascolta, prima di vedere una mucca a macchie, una mucca bianca, una mucca marrone, prima di vedere tre mucche, prima di vedere tre animali, prima di vedere tre pozzanghere, tu hai cognizionato tre. La vostra mente in questo momento, mentre mi ascolta, riceve tantissime informazioni, il vostro cervello codifica moltissime informazioni percettive: la giacca, il colore della giacca, il colore del vestito, la stanchezza della mia faccia, il suono della mia voce, anche strutture molto complesse come il senso delle cose che vi sto dicendo, ma sotto a tutto questo la vostra mente cogniziona uno. E non potete togliere questa cognizione di quantità da tutte le altre, e il teorema di Cantor, i matematici lo spiegano proprio per questo principio: il numero è quello che sta sotto ogni elemento. Perché sta sotto ogni elemento? Come funziona il numero? Funziona per analogia. Guardate che meraviglia, se io chiamo bianco il bianco, posso chiamare bianco tutto ciò che percettivamente ci assomiglia. Se io chiamo bottiglia quella cosa che ho qui davanti, posso chiamare bottiglia tutte quelle che magari non ci assomigliano ma hanno la stessa funzione. Cioè il linguaggio dà la stessa etichetta a ciò che condivide caratteristiche di tipo percettivo, di tipo funzionale o di tipo semantico. Ma se io chiamo uno ciò che rappresenta la quantità di Daniela Lucangeli, non ha proprio niente da spartire a ciò che io dico uno in questo puntatore. Non ho né caratteristiche né funzioni simili, eppure io sono uno e questo è uno. La mente è più potente rispetto al numero, astrae da tutto. Ma allora perché, se è così potente, facciamo così tanta fatica con i numeri? Questo è un meccanismo proprio da capire. Allora, vediamo se riusciamo a mettere insieme i pezzi fin qui raccolti. Se avete avuto bambini, ricordatevelo, gli altri se lo immaginano. Ci mettono in braccio il bambino a pochi minuti dalla vita, dalla nascita. E che cosa succede? Alcuni ci dicono che già riconosce l'odore della mamma, ma non è detto che queste ricerche siano così certe nei risultati. Altri ci dicono che riconosce la voce della mamma, ma anche su queste ricerche ci sono dei dubbi. Quello che è certo, certissimo, è che alla nascita il bambino discrimina uno. E all'arrivo del papà discrimina uno diverso da uno, e all'arrivo dell'infermiera discrimina uno diverso da uno diverso da uno, e dentro il 3, che è lo span innato di quantità, a pochissimi giorni di vita il bambino è in grado di riconoscere maggiore, minore, uguale. Come mai è una competenza così potente del cervello? Perché appartiene, da un punto di vista proprio della storia dell'evoluzione, a quando eravamo animali e dovevamo proteggerci, e per proteggerci dovevamo capire se avevamo pochi nemici o tanti nemici, se erano piccoli o se erano grandi. Ecco che il cervello ha sviluppato sia i meccanismi spaziali che quelli di quantità molto prima che quelli del linguaggio e dell'intelligenza sociale. Solo che come io non imparo a parlare se non me lo insegni, così non imparo a sviluppare una competenza se non la eserciti nel tempo evolutivo giusto. Ecco che il rapporto genotipo e fenotipo va capito bene. Noi siamo geneticamente tutti intelligentissimi da un punto di vista numerico. Pensate che l'animale più intelligente di tutti è il topo di fogna, è il ratto, è in grado di fare operazioni additive, sottrattive e moltiplicative ad una velocità superiore all'essere umano. Però quello che è fondamentale è che noi dobbiamo smettere di pensare che tutto dipende dal meccanismo universale e poco dal meccanismo di istruzione, perché invece dipende da 100-100.
cioè a seconda di come noi esercitiamo la funzione, questa evolve. Vi faccio vedere, se ci riesco, il filmato di questo piccolo di 4 mesi e di come lui, osservando i dots e quindi le quantità, contemporaneamente metta in moto tutti i meccanismi di attenzione selettiva e di riconoscimento. 4 mesi di vita. Ma da questi 4 mesi di vita, quando accade che noi esercitiamo i meccanismi di quantità? Benché vada, quando comincia la scuola, cioè N anni dopo. Ma che cosa succede in N anni? Vi faccio l'esempio con il linguaggio. Che ne sarebbe dello sviluppo del linguaggio se noi esercitassimo i nostri bambini dai 4 anni in poi a parlare? O che ne sarebbe dello sviluppo motorio se noi esercitassimo i nostri bambini solo quando ce ne viene voglia e poi meglio dalla scuola materna in poi? Avremmo delle disabilità motorie, avremmo delle disabilità linguistiche. Il tempo evolutivo del cervello per rendere plastiche e al meglio delle potenzialità quelle funzioni è dalla nascita, perché sono meccanismi innati. Quindi il primo obiettivo con cui io sono venuta qui non è quello di spiegarvi quanto bella sia l'idea, ma quanto è importante che noi cominciamo a farla capire alla gente, a fare capire che i primi 5 anni di vita, per le competenze che riguardano la struttura con cui il cervello funziona, anche sulla quantità e sul numero, sono fondamentali. Invece non c'è mamma e non c'è persona che sappia se, per esempio, come si sta seduti prima di camminare e come si usa un linguaggio, per esempio, nell'allazione prima che nella parola. Nessuna mamma sa cosa viene prima nel meccanismo numerico: l'ordine stabile, la cardinalità, la corrispondenza biunivoca. Mi piacerebbe chiedervelo, ma non posso perché ho pochissimo tempo. Quindi, perché così tanti di noi non ce la fanno con i numeri? Il primo perché è fondamentale: nell'età plastica di competenza noi abbiamo un abbandono educativo ai meccanismi dell'intelligenza che sono invece alla base di questa struttura. Poi, per fortuna, arrivano a scuola, vero? Che succede a scuola? A scuola succede che la scuola prende a 6 anni competenze che si sono male o bene organizzate come hanno potuto e le potenzia secondo gli strumenti che ha. Quali strumenti ha? Essenzialmente utilizza in questo momento ancora una didattica di tipo verbale basata su meccanismi fonologici. Ve li racconto, leggete insieme a me la parolina ape. Ape, viene fuori ape. Io capisco che c'è quell'insettino lì che sta svolazzando. Cambio l'ordine fonologico, fono logos, la logos è nel fonema, e ottengo pea. Il cervello non accede ad un lessico nella lingua italiana, però la p resta sempre p, la e resta sempre e, la a resta sempre a. Cioè la logos è collegata al fonema, almeno nelle lingue trasparenti come la nostra. Guardate i numeri, 1, 2, 3 diventano 123, 2, 1, 3 diventa 212, l'1 si legge 13, si legge 3 e vale 10. La grammatica cognitiva numerica non ha niente a che spartire con la grammatica attraverso cui noi leggiamo e scriviamo. È una grammatica che gli insegnanti chiamano di valore posizionale delle cifre. Noi chiamiamo meccanismo visuospaziale. Un giorno questo meccanismo ci porterà a dire 21 terzi, 21 alla terza, 2 alla tredicesima, n alla n. Noi manterremo una grammatica visuospaziale e non avremo più niente dei meccanismi fonologici. Ma a scuola di tutto questo sappiamo? Per esempio, se io vi raccontassi che insegniamo base maggiore più base minore per altezza diviso 2, non vi stupirebbe, vero? Allora io vi vorrei far capire che cos'è insegnare così il meccanismo geometrico. Per farlo magari lo faccio sul nuoto, ho finito il tempo ma lo faccio lo stesso. C'è qualcuno di voi che non sa nuotare? Ecco, ora ve lo insegno, vi vedo poco ma ve lo insegno, però voi concentrati perché stiamo rendendo plastica una funzione cerebrale fondamentale, ci proviamo. Vi immaginate sul bordo di una vasca, magari di una piscina, vi date una spinta degli arti posteriori tale per cui la vostra discesa in acqua sia quanto più verticale che orizzontale.
Ci siamo? Vi rappresentate l'asse simmetrico del vostro corpo in modo che la spinta della gamba sinistra corrisponda alla spinta del braccio destro e viceversa. Attenti alla rotazione del collo, perché quando la bocca è parallela al pelo dell'acqua dovete inspirare, perpendicolare, espirare. Capito tutto? Ripetiamo 10 volte insieme a me. Mi do una spinta degli arti posteriori, fa finta di aver ripetuto 10 volte, fa finta di aver preso 10 su 10 su tutte le prestazioni, buttati. Che succede? Muori. Perché affoghi? Perché affoghi? Affoghi perché il cervello è intelligente, è intelligentissimo il cervello. Io non ho reso plastico il dominio motorio, ho reso plastico il dominio verbale, la memoria fonologica. La memoria fonologica non può modellare la funzione motoria, può accompagnare la funzione motoria, non può esercitarla al meglio, anzi ne assume tutte le potenzialità, le energie cognitive. Allora, vi leggo che cosa mi dice Giorgio, che è uno dei primi bimbi falsi positivi, cioè un bimbo non discalculico come non lo siete voi, quando gli abbiamo chiesto come eseguiva le moltiplicazioni scritte. E lui mi ha detto, metto in colonna giusto, poi faccio il primo numero sopra per l'ultimo numero sotto. Non ho sbagliato a dirti, il primo numero sopra delle unità per il primo numero sotto, il secondo numero sopra per il secondo numero sotto, e così via fino a che li consumo tutti quelli sopra. Quando li ho finiti faccio la stessa cosa con il secondo numero di sotto e li consumo tutti quelli di sopra e quelli di sotto. Quando ho finito faccio il segno di risultato e poi faccio la più. Mi pare che non ti ho detto che devo stare attento a incolonnare, se no i numeri vengono tutti storti. Cosa ci ha raccontato Giorgio? Ci ha raccontato la procedura verbale della moltiplicazione, esattamente come io vi ho raccontato la procedura verbale del nuoto. Pensate a quello che vi ho detto prima, il cervello apprende in millesimi di secondo, rende plastica la sua funzione in millesimi di secondo. Mettetelo alla scuola, secondi, minuti, ore, giorni, anni che un bimbo sta a scuola. Quello che Vygotsky chiamava la zona di sviluppo prossimale del cervello, che è il meccanismo fondamentale, cioè la scuola aiuta a ottenere il meglio della funzione. Se viene esercitata una funzione sbagliata, sicuramente non lo può ottenere. Qui non trovo la mia ultima diapositiva, ma la mia ultima diapositiva dice diceva così, che non sono venuta tanto per spiegarvi che quest'idea è grande, sono venuta per spiegarvi che qui si tratta veramente di capire che è l'uomo che modifica l'uomo. Mi è piaciuta un'immagine bellissima che mi ha dato un mio collega, che è un chimico che si occupa di farmaci importanti per il cervello e per le malattie degenerative. Lui mi ha detto, ecco Daniela, sai cosa faccio? Io ti do l'idraulico liquido, io faccio in modo che le strutture si sturino, ma sei tu che dopo ci devi mettere il meglio della persona. È con questo che io vi volevo salutare stasera.